sta su tanto, poi alza la palla con la mano mancina, alla mano di un giocatore di Milano, la terza, quarta volta che Milano si fa sorprendere con il controllo di palla. Gentile, cosa fa? Gentile, grande velocità ma anche grande confusione, il capitano di Milano. Intensità pazzesca, è chiaro, anche qualche errore è inevitabile, ma cerca un ritmo incredibile. Sanders al ferro, Sanders non riesce. Però il bersaglio grosso, Dyson ha ancora tanta voglia di correre, di andare sopra il ferro, si corre e può correre, Sassari in testa, non poteva essere anche rimbalzo, ancora Prezzu Logan che va via, poi riesce a recuperare l'ex NBA, Sanders ancora da 3 punti, Sassari in testa per la sua super gol di passaggio d'uscita. Cerca il 20° punto la squadra di Sacchetti, Milano deve ancora cercare di arrivare a quota 10, ancora dal pezzo vertiginoso sopra il giocatore di Biella, va a sinistra provando a sfruttare il blocco, anche lui con la grande capacità di restare in aria per concentrare, lottano proprio Cerane anche, che alla fine non si intendono, la prendo io, la prendi tu, Dyson c'è in fondo, il suo compagno di nazionale Cosin, De Vecchi con un tiro complicato sulla in fondo, ma sembra che in questa supercoppa non ci sia niente di complicato, di buttarlo fuori, adesso mancano 10 secondi per chiudere l'azione, ed ecco la palla. Ancora sopra il ferro, Gentile a far male nel cuore dell'area della difesa sassarese. Brooks arriva a scoppare. Sosa anche prova a tenerlo, poi si prende una tripla dalla distanza. 24 ovviamente, si va fino in fondo con l'ultimo possesso di questo primo tempo. Logan si crea lo spazio su Nicola Melli. La doppia cifra. C'è l'errore senza giocatore in maglia rossa, rimbalzo, il pallone è facile preda di Sassari, questo canestro fa male, tentarsi di prendere. 10-5 il parziale in questo periodo per Milano, nell'angolo la palla per Sosa che prova ancora un tempo, questa dove c'è Brooks aveva punto in precedenza ed è tiro di blocco, sbaglia il tiro da 3 punti però. Allora adesso è Sassari che va con grande velocità dalla parte opposta del campo. Questo è bravissimo, ad andare fino in fondo appoggiando il tabellone. Sanders vuole andare a rimbalzo in anticipo su Todic, non ce la fa, Dyson a 200 all'ora, in gol su Costa, ce la fa, e ricettando questo fuoco, il gioco di parole di alto livello. Gentile su Dyson viene invitato ad andare a sinistra, alza la palla, che giocatore Jerome Dyson, in velocità come prima, ovvero Todic che sbaglia, che poi va a seguire il taglio e che chiude l'errore da 3 punti di pochi istanti prima. Ragland sulle piste di Sosa che non riesce ad arrivare al tiro, ancora Todic, ancora da 3 punti, un'altra volta un secondo livello da vedere in questa finale della Supercoppa 2014. Todic va via, Kleisa va su fino al ferro, che giocata di tutta energia fisica che non ti aspetta da parte di Miro Todic. Tra le sue mani invece si va da Dyson per una tripla su cui arriva Nicola Melli, si mette a rilungare nuovamente, Todic sta diventando un fattore anche a Manta, per riassestare i suoi che da quando erano arrivati a meno uno hanno subito un parziale di 9-0. Ancora qui, guardate, la esecuzione perfetta, finta di taglio, comeback, ritorno. Lo costruisce, poi il tiro sporcato, Chiesa non protesta evidentemente, palla pulita, toccata da parte della difesa di Sassari che adesso dall'altra parte prova a pulire, Chiesa non trova la preparazione, la subisce, e questo è un colpo, però da 3 punti. Marshon Brooks con tanta voglia di correre, trova Chiesa che già dalla parte opposta del campo. Cosa ha fatto Sanders? Per ripartita. E la scelta qui, la stoppata è incredibile, la velocità dopo la Coppa Italia si avvicina alla prima vittoria su questo parco, che viene certificata praticamente di quella che sarà 21 di essere tornata a meno 1, ma Stefano di non aver mai messo.
prestiti personali Banco di Sardegna. Sogna in grande. Banco di Sardegna, Gruppo Piper.